Noi siamo in presa diretta e il sindaco Agnelli le voleva fare una domanda. Sì. Intanto ce lo presenti. Ah, questo qui è un sindaco, un collega, per me anche un amico, Nicola Alemanno, che io ho conosciuto da vicino nel momento in cui i fatti tristi del terremoto lo hanno riguardato da vicino. Ecco, dicevo Nicola, di là, ora faccio il giornalista io, siamo arrivati, di là c'è l'Italia che parla e qui c'è l'Italia che fa. Ecco, la domanda che gli farei è, perché mi interessa, perché mi appassiona, perché mi emoziona ancora oggi parlare di questa città, in che stato si trova Norcia? Beh, sono passati i tre anni più brutti, credo, della nostra storia. Grandi difficoltà. Abbiamo concluso la fase dell'emergenza, della prima emergenza. Tutti i nostri cittadini sono ormai al sicuro, però non riusciamo a far partire la ricostruzione. Non riusciamo a far partire la ricostruzione solo e semplicemente perché abbiamo una burocrazia asfissiante che continua a bloccare e a fermare sistematicamente le pratiche. Non c'è nessun problema di carattere economico, pensate che la ricostruzione privata è tutta completamente finanziata, il problema è solo quello di riuscire ad autorizzare le pratiche, riuscire ad autorizzare i contributi. C'è in discussione in questi giorni alla Commissione Ambiente della Camera il nuovo decreto legge sul sisma Centro Italia. Non riusciamo a trovare 300 risorse di personale da destinare al più grande cantiere d'Europa in un paese in cui si destinano 3.000 persone a fare i navigator. Non riusciamo a far comprendere che se demoliamo un fabbricato e lo dobbiamo ricostruire all'interno di un centro storico non possiamo attenerci alle norme sulle nuove costruzioni che richiedono di dover stare a 5 metri dal confine in un centro storico. Non è possibile, cioè, non riusciamo a fare queste cose. Abbiamo la nuova norma sullo sblocca cantieri che consente a tutti gli 8.000 comuni circa del nostro paese, al di là delle oltre 120 province italiane, di utilizzare le deroghe per le centrali unite di committenza. Questa norma vale per tutti i comuni meno per i 138 del cratere. Io potrei continuare mezz'ora a parlarvi di contraddizioni. Speriamo che questa volta sia la volta buona, anche se le notizie che ci giungono dai lavori della commissione di questa mattina non sembrano andare in questa direzione. Quindi, come ANCI, dovremmo essere anche qui per incontrare il Presidente nazionale e per cercare di capire insieme che cosa fare per far sentire ancora più forte la nostra voce. Sindaco Alemanno, grazie. Sindaco Agnelli, grazie davvero. È stato un siparietto molto sentito, il cuore che parlava, i fatti, la realtà. Che vi avevo detto? L'Italia che chiacchiera e questa è l'Italia che fa. Alla fine lui ha dato uno spaccato di come stanno le cose, di un'area nota dove a un certo punto, quando è il 26 d'ottobre l'anniversario? 30 ottobre. 30 ottobre. E il 30 ottobre, state tranquilli, sono tutti a Norcia. Tutti a Norcia. Dal 1 novembre finite. E lui però fa il sindaco tutto l'anno, rivincendo da poco le elezioni, come è capitato a me. E alla fine io, quando penso al mio sforzo, al mio sacrificio rispetto a questo, a quello di questi colleghi, devo stare anche zitto, ecco. Domanda conclusiva, uno slogan promozionale: Norcia non solo terremoto ma anche tante altre tipicità enogastronomiche e paesaggistiche. Assolutamente, Norcia è nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Norcia è la patria del tartufo nero, Norcia è la patria della norcineria, della lenticchia, quindi di un grandissimo paniere di prodotti, di una grande tradizione. A Norcia il turismo, l'economia è comunque ripartita in strutture delocalizzate e quindi, come dire, l'invito è quello di venirci a trovare, perché troverete una comunità orgogliosa che si è rimboccata le maniche e sta tentando di risorgere. Jingle promozionale per Castiglio Fiorentino? Il jingle promozionale in questo momento, dico, siamo vicino a Natale, facciamo degli omaggi e compriamo prodotti in Ursini, quindi dove c'è scritto We are Norcia oppure qui. Ma il sindaco di Castiglione Fiorentino non lo dice da adesso, il sindaco di Castiglione Fiorentino era a Norcia pochi minuti dopo il terremoto e non ha più abbandonato la nostra città. Chapeau. È vero, io ce l'ho nel cuore perché è un posto anche bello e spero un giorno di rivederlo rinascere come merita. Quindi Castiglione Fiorentino, il Cassero, Fabrizio Meoni e tutta una storia che è bella, quella valdichiana meravigliosa, vero? Ci dobbiamo sentire fortunati, ecco, sicuramente sì.
Buona vita. Grazie.